Ciao a tutti e bentornati al canale dell'altra dimensione. Oggi parliamo di un fenomeno paranormale molto conosciuto ma anche molto particolare e misterioso che da anni alimenta opinioni e discussioni nell'ambito del paranormale, gli orbs. Cosa sono gli orbs? Gli orbs sono quelle sfere di luce semitrasparenti che spesso vediamo fluttare in foto scattate in luoghi spettrali. L'ipotesi avanzata da chi compie ricerche in ambito paranormale è che si tratti di manifestazioni di spiriti defunti che riescono a canalizzare le energie nella formazione della sfera. Perché i fantasmi dovrebbero acquisire proprio una forma sferica? Forse perché si tratta di una forma che può muoversi agevolmente ed è comunemente associata alla natura. Pensiamo alla luna, al sole, alla stessa terra. Inoltre, il cerchio rappresenta simbolicamente l'eternità, dimensione naturale dell'anima. Tuttavia, ciò non significa che ci troviamo necessariamente alla presenza di uno spettro. Dietro queste apparizioni, in foto, possono difatti esserci molte spiegazioni naturali, polveri, insetti, rifrazioni di luce, fino alla vera e propria contraffazione dell'immagine. Per quanto riguarda i video, le luci a infrarossi possono riflettere su queste stesse particelle e far riassumere questo aspetto simile ad una sfera di luce fluttante. Questi sono i motivi che dividono le comunità degli esperti di paranormale, poiché molte cause fisiche possono essere l'origine del fenomeno. Resta comunque possibile che alcune sfere possano essere di natura spirituale, e questo vale in particolare per gli orbs, che possono essere visti ad occhio nudo. Altrettanto meritevoli di attenzione sono quelli che sembrano irradiare una propria luminosità, assumono forme particolari o si muovono in maniera innaturale. Ma come riconoscere un vero orbs fantasma o spirito? Come sempre, in questo campo non esiste un approccio scientifico, si procede in maniera empirica, per esperimenti, osservazioni e testimonianze. Se ci interessa fare esperienza nel riconoscimento degli orbs, quello che possiamo fare è crearci una sorta di catalogo visivo da cui attingere per fare comparazioni. Dobbiamo procedere quindi a scartare molte foto in tutte quelle condizioni che creano orbs in maniera naturale, aree piene di polvere, sotto la pioggia, all'aperto, in presenza di piccoli insetti. Raccogliendo una buona quantità di immagini saremo in grado di capire come appaiono gli orbs che si formano in natura e per fenomeni puramente ottici. Questo ci permetterà, per esclusione, di capire quando ci troviamo di fronte a qualcosa di diverso, di paranormale, spirituale, fantasmi, presenze. Se nell'aria sono presenti particelle di polvere o gocce d'acqua, molto facilmente risulteranno orbs multipli, mentre una sola sfera nelle medesime condizioni potrebbe essere di natura paranormale. Osservare se il globo, muovendosi, lascia una sia luminosa dietro di sé. Questo comportamento è improbabile in orbs causati da fenomeni ottici, quindi paranormale. La luce, mentre è facile che flash e luci di video e fotocamere possano creare rifrazioni di luce, se vediamo un orbs emettere luce propria, è probabilmente il caso di prestargli maggiore attenzione, spirito o presenza paranormale. Prestare attenzione al movimento. Se il percorso della sfera compie un itinerario che sembra studiato e non casuale, il fenomeno è da indagare più attentamente, paranormale. Ma i colori significati degli orbs? Quali sono? Orbs trasparenti sono la manifestazione più comune. Segnalano semplicemente la presenza di uno spirito di un defunto o il tentativo di mettersi in contatto con il mondo fisico. Orbs bianchi o argento possiedono una connotazione fortemente positiva e rappresentano una forte connessione con l'anima e si pensa siano spiriti di protezione. Orbs nero-marroni. Gli orbs di colore scuro sono associati ad energie negative, pesanti e a basse vibrazioni. Quando appaiono sfere di questo colore, potrebbe significare che la zona non è tranquilla e che gli spiriti non sono in pace. In questi casi è consigliabile lasciare il luogo, soprattutto se non ci sente a proprio agio. Orbs rossi o arancioni. Dal punto di vista spirituale, sfere di questi colori emanano un senso di sicurezza e felicità, anche se colori accesi possono essere associati a rabbia e passione. Orbs verdi. Il colore verde è associato al chakra del cuore ed è anche il colore della natura. Le sfere di questo colore orbs rappresentano quindi una persona forte, in contatto con la natura e piena d'amore, spiriti positivi. E infine gli orbs blu. Il blu è il colore dell'energia psichica.
ispira calma e riflessione. In campo spirituale molto spesso associato alla guida, per questo motivo si ritiene che un orbs blu possa rappresentare uno spirito guida presente nel luogo. Bene ragazzi, per questo video è tutto e questo interessantissimo argomento sugli orbs è stato chiarito. Un fenomeno veramente incredibilmente strano e io direi non molto naturale. Vi devo confidare che mi sono capitate molte volte di casi in cui ho visto orbs a occhio nudo, ho visto orbs in video che giravo, ho visto orbs in fotografie e sicuramente qualcosa di misterioso c'è. Molto probabilmente potrebbero essere veramente presenze spiritiche, ma lasciamo sempre aperto al nostro pensiero, alla nostra scelta di quello in cui vogliamo credere. Io vi do appuntamento alle prossime qui sul canale dell'Altra Dimensione.